corpo di un uomo giovane è stato ritrovato nel primo pomeriggio al Forte Altavilla di Ancona, sul posto 118 e Carabinieri non si esclude nessuna ipotesi. Ricostruzione pubblica, Ascoli fa il punto della situazione, sul piatto ci sono quasi 92 milioni di euro. Insieme si cresce ma soprattutto insieme si va più lontano, presentato a Fano questa mattina il progetto che sostiene i ragazzi vulnerabili. Dopo il grande ritorno alle scene, Giovanni Allevi annuncia il concerto speciale con cui tornerà ad Ascoli, sua città natale, in Piazza del Popolo, sabato 25 maggio. Buonasera dalla redazione di All News, ben trovati al nostro secondo appuntamento con l'informazione regionale. Avete sentito i titoli, partiamo con questa notizia shock che arriva da Ancona nel pomeriggio, il ritrovamento del cadavere di un uomo al Forte Altavilla e eh, sarebbe un eh, giovane sui 40 anni, ospite della struttura Casa Rossa che si occupa di persone fragili, evacuata dopo il sisma con eh, gli ospiti trasferiti All'ex dispensario in via Giordano Bruno. Ma ci aggiorna Claudio Comirato. Dramma nel pomeriggio di oggi al forte di Altavilla a Pietra la Croce, dove un anconetano di 39 anni è precipitato nel vuoto da un'altezza di una decina di metri ad assistere alla scena. Una donna che al momento dei fatti erano circa le 14 si trovava proprio al forte di Altavilla in compagnia del proprio cane. Ed è stata la donna ad allertare il 112, numero unico dell'emergenza territoriale. Sul posto, oltre alla Croce Gialla di Camerano e al personale dell'Automedica del 118, sono intervenute le gazzelle della radiomobile dei Carabinieri di Ancona, oltre ai Carabinieri della stazione di Via Piave. Nonostante la corsa dei sanitari che hanno prontamente imboccato il sentiero che conduce al camminatoio posto proprio sotto la parte centrale del Forto di Altavilla, non c'è stato nulla da fare per strappare alla morte il 35enne, il cui decesso sarebbe avvenuto all'istante. La zona del parco è stata interdetta alle persone con i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire se il gesto sia stato intenzionale o il giovane stesse camminando sul precipizio per poi perdere l'equilibrio e precipitare nel vuoto. Restando alla cronaca, dopo che a novembre del 2023 i militari della stazione di Caldarola nel Maceratese acquisirono la denuncia di furto contro ignoti di un uomo che aveva trovato l'auto con il finestrino spaccato e senza il suo borsello, contenente 350 euro in contanti e carte di credito, oggi i militari hanno individuato una coppia di origine romena sui 40 anni residenti in Abruzzo, noti alle forze dell'ordine per reati analoghi. I due sono stati denunciati. E la polizia di stato di Fermo ha identificato a distanza di poche ore l'autore dell'incidente stradale avvenuto pochi giorni fa in tarda serata in via Firmiano a Fermo. Il conducente di una Fiat Punto di colore bianco aveva tamponato un'auto e poi si era dato alla fuga, senza prestare soccorso al conducente dell'altra vettura che era rimasto ferito. Quest'ultimo, accompagnato dal 118 in ospedale, aveva riportato lievi lesioni con una prognosi guaribile in sette giorni. L'uomo è stato identificato. Identificato e denunciato e per omissione di soccorso rischia la sospensione della patente a seguito di condanna da 1 a 3 anni e la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Parliamo adesso di ricostruzione pubblica, post-sisma. Ascoli fa il punto della situazione. Sul piatto ci sono quasi 92 milioni di euro destinati a scuole, sedi municipali e altre opere strategiche per il rilancio del tessuto socio-economico. Mario Larocca. Riunione Erascoli Piceno per fare il punto sulla ricostruzione pubblica di uno dei comuni simbolo del cratere del Sisma 2016. Alla presenza del commissario alla riparazione e ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, del sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e del sub commissario Gianluca Loffredo e degli staff, è stato fatto un focus sui quasi 92 milioni di euro destinati a scuole, sedi municipali ed altre opere pubbliche strategiche per il rilancio del tessuto sociale ed economico. Il confronto si è aperto con lo stato di attuazione dell'ordinanza speciale 31 dedicata alle scuole danneggiate dal terremoto nell'Appennino centrale che Rascoli finanzia 15 interventi per un investimento complessivo di circa 49,8 milioni di euro. L'investimento di 4,1 milioni di euro consentirà l'adeguamento e il conseguente utilizzo di Palazzo Cataldi, sede dell'ex Banca d'Italia, che consentirà di utilizzare in forma unitaria il 10% dell'importo dei lavori di ciascuna scuola per garantire con spazi alternativi la continuità didattica. 17 scuole, eh, i municipi, i cimiteri, quindi due parti importanti che insieme Porteranno alla rigenerazione della città, ma soprattutto alla costruzione di un progetto immateriale per far diventare Ascoli sempre più attrattiva e centrale nello scenario nazionale. Grazie ai fondi per la ricostruzione, quindi che afferiscono al commissario per la ricostruzione Guido Castelli, Amore. abbiamo l'opportunità di ristrutturare, di ricostruire in molti casi l'intera rete scolastica della nostra città, degli interventi davvero importanti che faranno della nostra città un'assoluta eccellenza anche nel panorama italiano perché raramente troviamo delle scuole perfettamente adeguate, perfettamente anche in linea con la sostenibilità con quindi gli indirizzi sull'ecologia, eh, sull sulla sostenibilità ambientale. A seguire l'appunto sulle altre opere pubbliche con 34 interventi per un valore di quasi 38 milioni di euro, in cui è inclusa anche la ricostruzione della curva sud-ovest dello stadio Cino e Lillo del Duca. Favorire il dialogo e la concertazione con le parti sociali su sanità e sociale tramite l'istituzione di un tavolo di confronto permanente è l'obiettivo del protocollo d'intesa stretto tra la Giunta regionale e le confederazioni sindacali, CGL e Cislewil. Questa mattina la firma del protocollo e adesso le voci dei protagonisti. Beh, intanto è un fatto positivo che si, dopo tre anni e quattro mesi si riesce a firmare un protocollo di metodo sulle relazioni sindacali. Noi abbiamo fissato una serie di contenuti che per noi sono prioritari, che riguarda i servizi territoriali, l'applicazione del DM77, la questione della rete dell'emergenza-urgenza, il tema anche di monitorare che è, è quella che è la spesa da parte della Regione sull'esternalizzazione dei, dei servizi e delle funzioni e anche sul rafforzamento degli organici. Quindi noi staremo diciamo, alla finestra, speriamo che questo accordo venga rispettato, come sempre diciamo, siamo disponibili a discutere, a portare il nostro contributo all'azione diciamo, della Regione Marche per il miglioramento della sanità per tutti i cittadini e vedremo diciamo, se questo accordo verrà rispettato e verrà onorato. I temi sono tanti, sono delicati, sono importanti perché parliamo della riorganizzazione del sistema sanitario, parliamo di salute, parliamo di persone. Noi siamo convinti che il sistema sanitario possa e debba migliorare pensando sempre al bene delle persone. Occorre avere il coraggio. Di fare quelle scelte necessarie per riequilibrare la rete ospedaliera, i servizi territoriali e la prevenzione. Se nei prossimi mesi, che saranno fondamentali perché la riforma della legge sanitaria dovrà prendere corpo, si terrà conto di questi criteri importanti. Siamo convinti che il sistema sanitario potrà essere più confacente ai desiderata dei marchigiani. Eh, va fatta una programmazione che adesso non significa eh, adesso tutti i medici o tutti infermieri ma significa una programmazione reale eh, su quelli che sono i bisogni però c'è anche un problema locale eh, sono necessarie le stabilizzazioni dobbiamo fare in modo che chi comunque eh, lavora o ha lavorato nel, nel, nelle nostre strutture sanitarie eh, possa essere stabilizzato e possa quindi avere una prospettiva di vita e di futuro ma soprattutto diventa un elemento essenziale in un sistema complesso che è quello sanitario. Sono cominciate le interlocuzioni territoriali, eh, però noi vorremmo che ci fosse comunque un filo conduttore regionale perché non possiamo avere aziende che si muovono eh, con velocità diverse. Questo è un accordo molto importante che restituisce alle organizzazioni sindacali CGL e Cisruil un ruolo fondamentale nel controllo dell'erogazione dei servizi sociali è una sollecitazione importante anche alle aziende sanitarie e a noi che abbiamo la responsabilità di indirizzo politico. Io sono assolutamente certo e convinto che ogni operatore della sanità oggi si sentirà più tranquillo perché i processi decisionali potranno essere assunti anche alla luce di osservazioni anche critiche ma che avranno la capacità di determinare minori errori. E in ciò penso che eh, le grandi confederazioni ci potranno dare una mano perché rappresentano milioni di lavoratori. A distanza di un anno dall'ultimo sopralluogo fatto nelle gallerie del tratto autostradale della A14 con l'ufficio di presidenza dell'ottava commissione riunitosi ieri, abbiamo ritenuto opportuno provvedere ad un nuovo sopralluogo per accertare gli avanzamenti degli stati dei lavori, lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Francesco Battistoni, vicepresidente della commissione. Questa mattina inoltre aggiunge Battistoni, nel tratto autostradale interessato si è registrato un ennesimo incidente che ha Involto quattro mezzi di cui due pesanti, causando un ferito grave e l'intervento immediato dell'eni ambulanza con importanti rallentamenti in direzione sud. E parliamo ancora di trasporti. Questa volta andiamo all'aeroporto di Falconara, da dove arriva una buona notizia: l'accordo raggiunto per i voli di continuità con il vettore Sky Alps. Andrea Verdolini. Dunque sarà Sky Alps almeno per ora. La giunta regionale nel pomeriggio di ieri ha dato il via libera ad ENAC che ha ritenuto congrua la proposta del vettore Alto Tesino per garantire la continuità territoriale da e per l'aeroporto Raffaello Sanzio. L'operatore come noto si è reso disponibile ad effettuare voli sulle tre rotte Fiumicino Linate e Napoli dal 1 aprile come previsto dalla procedura di emergenza e sino al 15 maggio, ma prorogabile il tutto per sette mesi in attesa del sospiratissimo bando risolutivo. Sarà effettivamente così? Meglio andarci cauti, visto che ci sono appena una decina di giorni per mettere a punto il piano operativo. E considerati i precedenti, la prudenza è d'obbligo. Confermate invece le indiscrezioni: volo bigiornaliero su Milano, giornaliero per Roma, e due voli settimanali su Napoli, esattamente il lunedì e il venerdì. Nel frattempo, tutti, Francesco Acquololi in primis, si affrettano a ribadire che si tratta di una soluzione temporanea fino a quella definitiva, con l'obiettivo di rompere quell'isolamento che tanto ci condiziona. Intanto occorre ripristinare la normalità, che negli ultimi tempi c'è stata purtroppo solo a sprazzi. Oltre i 12 milioni di interventi sulle strade della città di Ancona per i prossimi mesi, programmati da Viva Servizi per circa 6 milioni, lavori di manutenzione straordinaria sulle strade disposti dal Comune per oltre 4 milioni di euro, opere programmate in vista del G7 Salute per altri 2 milioni. Tutti i cantieri che interessano la città prevedono una serie di interventi di straordinaria manutenzione che interesseranno strade e sottoservizi. Insieme si cresce, ma soprattutto insieme si va più lontano. È stato presentato questa mattina il progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che sostiene iniziative in favore di bambini e adolescenti vulnerabili. Coinvolto il don Orione di Fano ci dice tutto Lino Balestra. Spesso le cronache ci riportano di episodi legati alla microcriminalità o di vandalismo urbano legato alle fasce giovanili, dove spesso è la noia il motore di tutto. Il non sapere dove passare il tempo e come incanalare le energie e le proprie aspirazioni creano frustrazione e aggressività. Su questa base e non solo si può inquadrare l'iniziativa dell'ambito sociale 6, comune capofila Fano e l'Istituto Don Orione, un istituto tecnico professionale ma anche un polo sportivo multidisciplinare. Grazie a un bando ministeriale di 130.000 euro e della durata di un anno è stato possibile aprire gli spazi ludico-ricreativi e sportivi della struttura a tutti i ragazzi d'età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Non si tratta di corsi pomeridiani, ma di spazi musicali, sportivi e tecnologici con il coordinamento di tutor dedicati dove i ragazzi dalle 14.30 alle 18 potranno sperimentare, aggregarsi, incanalare le proprie aspirazioni. Questo progetto coinvolge l'ambito sociale numero 6 e l'oratore dell'Immacolata e anche delle associazioni che poi danno un apporto musicale o un contributo professionale proprio all'attivazione dei percorsi. Non è un'iniziativa rivolta ai ragazzi con disagio, ma aperta a tutti per restituire alla comunità le risorse e gli spazi dell'istituto che apre così le porte ai giovani della città in età adolescenziale. Sarà previsto anche uno spazio dedicato alle famiglie e alla genitorialità e anche ambiti cosiddetti break, uno spazio relax semplicemente per staccare la spina dove aggregarsi, parlare, giocare assieme, socializzare. Un progetto esaltante che mette in comunicazione più mondi e più ambiti per strappare al disagio i giovani e scoprire talenti. Saranno, io credo, tante belle esperienze da vivere tra l'altro in un contesto in cui è diciamo, multidisciplinare perché si passa dallo sport alla robotica alla musica a tante altre attività e quindi un modo davvero per cercare di costruire percorsi per rendere protagonisti i giovani e soprattutto promuovere quella cittadinanza attiva di cui appunto in questo contesto ne vediamo anche la concretezza. Dopo il grande ritorno alle scene dal palco del teatro Ariston in occasione della 74 edizione del Festival di Sanremo e le date del tour Tutte Sold Out, Giovanni Allevi annuncia il concerto speciale con cui tornerà ad esibirsi ad Ascoli Piceno, sua città natale, ultima data di primavera della tournée. Il piano solo tour arriva ad Ascoli in Piazza del Popolo per una serata straordinaria. sabato 25 maggio alle ore 21. Lo ha annunciato il sindaco Marco Avanti che ha diffuso anche un video messaggio dell'artista. Seguiamo il servizio. Giovanni Allevi e il suo piano solo tour approdano ad Ascoli con un concerto straordinario. Il compositore e pianista di fama mondiale. Il 25 maggio alle 21 si esibirà in Piazza del Popolo, nella sua terra d'origine. Già me l'aveva annunciato a Sanremo e ha confermato la presenza. Il maestro Giovanni Allevi sarà con noi il 25 maggio alle ore 21 in Piazza del Popolo. Ci teneva molto a fare questo concerto tra la sua gente. Tra il popolo, noi in questo periodo abbiamo pregato molto per lui e stiamo pregando. E siamo. Come a Scuola tutti eh, lo abbracciamo e siamo al suo fianco in questa eh, grande lotta che sta facendo. E sul palco dell'Arison eh, ha rappresentato la sua persona con genuinità, senza aver costruito un discorso, ha proprio mostrato il grande cuore e la sua grande anima. Un esempio italiano, perché oltre alla sua grandezza a livello artistico mm. ha dimostrato di essere un grande uomo, dove il cuore è grandissimo, dove ha dato dei messaggi importanti soprattutto tutto per i più piccoli, dove ehm, non puoi governare gli eventi che ti accadono nella vita, però puoi governare la tua reazione e il tuo approccio eh, alla vita. È stato il primo testimonial di Ascoli e vogliamo chiudere il mandato proprio con eh, il maestro Giovanni Allevi, e quindi lo avremo con noi il 25 maggio alle ore 21 in Piazza del Ciao a tutti, questo è il tour della mia rinascita, del passaggio dal buio verso la luce, apprendo con grande gioia dell'invito a tenere un concerto nella mia Ascoli Piceno. Già sento l'abbraccio di quel pubblico che ho sempre portato nel cuore, circondati dalla bellezza senza tempo dell'architettura di una città straordinaria. Ciao dal vostro Giovanni. Un bel messaggio. Si terrà ad Urbino dal 5 al 7 aprile 2024 il sesto Italian Youth Forum, l'evento annuale dell'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO, che promuove la partecipazione attiva delle giovani generazioni e della società civile. Tema di quest'anno: l'acqua. La presentazione del programma in regione, dove c'era per noi Luca Falcetta. La città di Urbino ha sempre mostrato una grande vitalità e dato vita a una lunga serie di iniziative molto interessanti. La presenza dell'università e soprattutto la storia e la bellezza che da secoli preserva con inalterata attenzione hanno permesso che continuasse ad essere un prezioso laboratorio di idee e innovazione come lo era ai tempi di Federico II. Per questo motivo l'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO l'ha scelta come sede del Sesto Italian Youth Forum, che si terrà dal 5 al 7 aprile. Dopo Torino toccherà quindi la città locale ospitare l'evento che quest'anno sarà incentrato sugli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, con uno sguardo particolare verso una gestione sempre più sostenibile dell'acqua, un bene fondamentale che non può e non deve essere dato mai per scontato. Anche alla luce dei continui cambiamenti climatici. Questa è un'iniziativa che avete fortemente voluto, soprattutto per sostenere i giovani. Beh, sicuramente è una bellissima iniziativa che coinvolge i giovani, grazie infatti all'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO. Eh, sarà possibile realizzare eh, ad Urbino, quindi nel, nel mese di aprile, eh, un'iniziativa eh, con proprio il forum dei giovani eh, dell'UNESCO. È un modo, innanzitutto, per far conoscere la nostra, la nostra regione, quindi per sensibilizzare, anche i giovani verso un tema molto importante che è il tema dell'acqua. È stato scelto Urbino proprio perché è una città che rappresenta l'acqua, quindi diciamo in quanto è una città che si pone a metà strada no? tra la montagna e il mare ed è comunque attraversata da corsi d'acqua. L'edizione del 2024 riunirà giovani da tutta Italia per un confronto con i rappresentanti istituzionali e gli esponenti della società civile. Tra le tre giornate aperte al pubblico. In particolare il venerdì sera faremo una teatro di networking in modo tale che i soci, i partecipanti dell'associazione e gli ospiti potranno fare un po' di networking conoscenza e interazione tra di loro, proprio sul tema acqua come patrimonio naturale e culturale. Chiudiamo con un servizio che è anche un suggerimento per chi nel prossimo fine settimana vorrà partecipare alle giornate FAI di primavera. Anche Fano presenta eccezionali meraviglie come l'inedito complesso archeologico scoperto di recente in via dell'Abbazia Camilla Cataldo. Tornano sabato 23 e domenica 24 marzo le giornate FAI di primavera. Un weekend che, solo nelle marche, permetterà di visitare 60 siti distribuiti in 31 località, molti dei quali chiusi abitualmente al pubblico. L'apertura di Fano è eccezionale quest'anno con la presentazione straordinaria dell'inedito complesso archeologico scoperto di recente in Via dell'Abbazia, i resti di una villa suburbana di età romana, di un grande sepolcreto e della medievale abbazia di San Paterniano, scoperte casuali del 2004 durante i lavori di un cantiere edile. Fino ad ora l'area era stata frequentata solo dagli studiosi. Si tratta della nascita della prima comunità cristiana eh, avvenuta proprio sulla tomba del martire di San Paterniano, che è attestata eh, dall'edicoletta esagonale che rimane qui da, dal, dal tardo 1500 e, e di cui abbiamo riscoperto anche i resti con gli scavi dell'antica abbazia risalente almeno al IX secolo, di cui rimane memoria nella strada che ha nome via dell'abbazia, appunto. Quindi, il, comunque, il complesso archeologico è complicatissimo perché si sosseguono una serie di eh, frequentazioni dall'età romana con una villa e successivamente eh, quindi un, un cimitero tardo antico che poi sarà uno dei principali cimiteri della città di Fano dal tardo antico fino all'inizio dell'Ottocento. Quando con l'editto napoleonico si stabilì eh, la nascita dei cimiteri moderni. Un'apertura straordinaria per vari motivi: intanto, perché è la 32esima edizione delle giornate di primavera, e perché fanno, eh, Pesaro, la delegazione di Pesaro festeggia i 30 anni di de delegazione. Al di sotto di un condominio eh, è sita questa villa veramente molto particolare, grande, di 600 metri, eh, ricca eh, di, di spunti, di, di eventi, di, insomma è veramente una cosa molto particolare. È consigliata la prenotazione al numero 379-1359-443. Naturalmente chi si iscrive al FAI non, eh, non ha bisogno di nulla perché non deve fare la fila e non deve neanche prenotarsi. Il comune ha manifestato il proprio interesse nell'acquisizione dell'area archeologica che andrebbe ad aggiungersi all'itinerario della Fan Romana. È arrivato adesso il momento di occuparci di sport. Apriamo con il volley, stasera big match all'Erosuole Forum tra l'Ube Civitanova e Trento per il ritorno della semifinale di Champions. I cucinieri per superare il turno dovrebbero vincere 3-0 o 3-1. L'andata finì 3-1 per Trento. E poi vincere anche il Golden 7. Atteso il pubblico delle grandi occasioni a Civitanova per quella che sarà una vera e propria gara da dentro o fuori. Fischio d'inizio alle 20.30. Siamo al calcio, alla vigilia di Recanatese Ancona ha parlato il capitano giallorosso Alessandro Sbaffo, sentiamo un estratto delle sue dichiarazioni. Spero che tutto l'ambiente Recanatese, che dai giocatori a tutti, tutte le persone che stanno nel, nell'orbita Recanatese come società possano capire che questo è un momento di crescita, che non è una questione di risultati il percorso, quindi ci può stare un momento di flessione nei risultati, ma... Essendo ecco, un campionato difficile, essendo un campionato che il canadese non ha mai fatto, è la terza serie del calcio, del calcio italiano, quindi se la prendiamo come momento di crescita allora possiamo dire che l'ambiente viene fuori alla grande, se la prendiamo con un periodo di depressione questo è un problema e non cogliamo un'opportunità. Cioè, qualche volta lavori per il risultato e il risultato non... Non arriva, noi quest'anno è stata un'annata complicata, però ripeto, mi collega a quello che ho detto prima, si vede che era questo quello che doveva succedere, era questo che l'ambiente canadese aveva bisogno per crescere, passare un momento difficile per crescere, quindi non lo vedo come un dramma ma come un'opportunità. È una partita bella, mi piace perché queste sono le partite che è bello giocare qui al Tubaldi e per quello che siamo qui da anni abbiamo costruito e ci siamo dati la possibilità di giocare le sei partite qua. È una partita che diciamo, l'ambiente sente particolarmente, a me mi piace giocarla molto perché sono legata a queste dinamiche di territorio, e in più è uno scontro diretto, quindi è tutto nelle nostre mani, quando hai la possibilità, quando hai la, la fortuna e anche il merito di avere tutto nelle tue mani non c'è tanto da guardare indietro. Vi ricordo alle 22.30 le marche nel pallone tempi supplementari, il nostro programma dedicato ai campionati di eccellenza e promozione, ospiti di Andrea Busiello, il capitano della Castelfrettese Tommaso Mazzarini e il direttore sportivo Daniele Tittarelli. Sono state diramate le convocazioni per il torneo delle regioni che inizierà domani in Liguria, termineranno eh, il 29 marzo. Quattro le nostre rappresentative, under 19, under 17 e under 15, oltre alla squadra femminile. A tutti e a tutti un grande in bocca. Al lupo per i risultati che arriveranno. Io mi fermo qui. Ora ci sono le previsioni del tempo per domani. Vi ricordo che All News torna domani con la prima edizione delle 12:50. E poi vi auguro una buona serata, se volete, in compagnia dei nostri programmi. Grazie a tutti. Asset, acqua, non sprecarla. Ben trovati da Nico Schiodetto, previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo un rapido fronte in transito sui Balcani, lambire anche le regioni del sud con delle piogge. Tornerà l'alta pressione, ma poi sabato, secondo parte di sabato, questo fronte sulla Francia e sulla Germania raggiungerà il centro nord Italia con piogge temporali e neve sull'arco alpino perché sarà seguito da aria più fredda artico-marittima dal mare del nord. In sintesi la giornata eh, di bel tempo via via al centro nord mentre delle rapide piogge sono attese al sud anche sulla Sicilia migliora qui in serata. Poi sabato sera quel fronte sulla Francia raggiungerà il centro nord nuovamente. Dicevamo sole al centro-nord, qualche improvviso piovasco al sud e le temperature comunque primaverili al nord-ovest fino a 22-23 gradi, come a Milano e a Torino. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.